Pensamento di tutta la materia, che coinvolge competenze diversificate e anche valori di diverso rango, che è stato deciso di ricondurre l'intervento ad un più ampio pacchetto, nel quale verrà declinata la gamma delle misure più idonee a fronteggiare il delicato tema dell'immigrazione, tenendo conto delle diverse posizioni che si sono delineate al riguardo, dei pareri del Parlamento e delle questioni anche tecniche che sono emerse nel dibattito. Vorrei aggiungere che non si tratta di un rinvio sine die, perché è evidente che noi, per una serie di ragioni che riguardano anche l'interazione con l'Europa, abbiamo un'esigenza di intervenire rapidamente su questo tema, e lo faremo anche alla luce del fatto che l'accelerazione delle procedure amministrative per il riconoscimento dello status di rifugiato implica anche una parallela risposta sul fronte giurisdizionale, soprattutto in quanto alla giurisdizione si ricorre contro i provvedimenti di diniego della richiesta dello status di rifugiato. Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Nicola Fratoianni. Prego, 2 minuti. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Per la verità non siamo soddisfatti di questa risposta, non perché manchi di dettaglio, ma vede, ci sono alcuni problemi. Il primo, perfino i cittadini italiani lo hanno letto, visto, il motivo per cui avete scelto di rinviare la depenalizzazione di questa norma è un altro, lo ha dichiarato candidamente il Presidente del Consiglio dicendo sì, è una norma sbagliata, che non funziona, anzi che è perfino un ostacolo. Ma non lo si può fare ora, non sarebbe capito, è forse un calcolo elettorale, per carità legittimo, ma forse inopportuno di fronte a una materia tanto complessa. E poi c'è un punto, il reato di immigrazione clandestina è inefficace, lo ha ricordato lei, citando le prese di posizione dell'Associazione Nazionale Magistrati, del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, aggiungo del Capo della Polizia Panza qualche giorno fa. Ma è anche e soprattutto un reato odioso, è uno strumento odioso perché con quel reato si è in qualche modo dato continuità a un punto di fondo del modo con cui questo Paese in questi anni ha affrontato un tema così complesso, difficile, certamente fatto di molte questioni, come quello dell'immigrazione. Lo ha affrontato cioè sulla base dell'idea che un fenomeno strutturale potesse essere trattato permanentemente come un fenomeno emergenziale, come se l'immigrazione fosse il flusso che da un rubinetto a un certo punto si dirama e che può essere bloccato chiudendo quel rubinetto. Invece non è così. Il reato di immigrazione clandestina è stato lo strumento col quale si è fatta la lotta ai clandestini e non alla clandestinità. È come se per battere la povertà si facesse una guerra contro i poveri. I clandestini sono vittime di una condizione e con la legislazione italiana, quella vigente, la Bossi-Fini, che ancora aspettiamo di vedere modificata in un disegno organico che tutti ci auspichiamo, con quella legislazione oggi entrare in Italia quando si scappa da una guerra, dalla fame, anche qui in nome di quella divisione un po' odiosa tra migranti economici e profughi, quando si entra in Italia in quella condizione ci si entra quasi sempre solo come clandestini rispetto all'attuale normativa. Allora vede, per queste ragioni l'abolizione del carattere penale, innanzitutto di quel reato e forse di quel reato, e la revisione complessiva di questa legislazione non è solo un fatto di giustizia, è una necessità, un'urgenza di fronte alla dignità degli uomini e delle donne disperate che arrivano ogni giorno sul nostro territorio e anche Concluda. di fronte all'efficacia di una legislazione altrimenti incapace di confrontarsi con un fenomeno così importante e così complesso. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3925 del deputato Vargiu concernente intendimenti circa la richiesta della Regione Sardegna per il trasferimento al patrimonio regionale dell'ex casa circondariale di Buoncammino a Cagliari. Prego, onorevole Vargiu, ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Signor Ministro, parliamo di Cagliari. 14 mesi fa lo Stato ha abbandonato il carcere di Buoncammino. Si tratta di 15.000 metri quadrati strategici per l'identità e per lo sviluppo economico della nostra città che si interroga sul loro utilizzo. I media sardi ci informano che l'Agenzia delle Entrate ci sta temporaneamente sistemando uffici e archivi per risparmiare gli affitti. Le devo dire, i cagliaritani rabbrividiscono, sanno che Regione e Comune si stanno battendo come leoni perché